Popolo Azzurro Stellato, buonasera, ben ritrovati con Paganese Mania, una settimana ricca di stravolgimenti, di colpi di scena, di speranze, soprattutto tra penalizzazioni e nuovi regolamenti assurdi a 5 giornate dalla fine, con la Paganese che continua a pareggiare e mantiene accesa la speranza, solo quella dal punto di vista aritmetico, e siamo alle porte, dopo il pareggio di Vibo Valencia, di una sfida cruciale, determinante, anche in vista poi di quello che sarà l'altro confronto del Bisceglie, che resterà fermo tra 15 giorni, della Paganese che ha già vinto con il Matera. Parleremo però nei dettagli di tutto questo, avremo un collegamento telefonico con il tecnico del Rieti, l'ex Capuano, e quindi cercheremo di capire anche a livello di calendario, di regolamenti, di situazioni, come può la Paganese ancora cercare di trovare una speranza per giocarsi non più un playout, ma come sapete dal nuovo regolamento, due playout. Poi andremo nei dettagli. Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti stasera. Pino Pepe, buonasera. Peppe, buonasera. L'allenatore della Sarnese, nonché ex allenatore della Paganese, proprio con Capuano e non solo, Alfonso Pepe, Buonasera Peppe, sta buonasera. facendo belle cose a Sarno. Ritorna dopo tempo immemore la voce critica che ora ha depennato, Riposa, riposa. riposa. La voce ora ritorna, almeno la sentiamo, quella di Alberto Cesarano. Buonasera Grazie. Alberto, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie Una splendida cravatta azzurra. Sì. Buonasera Danilo, senza cravatta, ma con la giacca, come cantava Nino D'Angelo, no? Ad un Buonasera, Sanremo buonasera a di qualche tutti. anno fa. Buonasera a Carmine Datola, che ci sta inquadrando con le sue telecamere, a Peppe Maglio in regia, gli sponsor che vedete in sovraimpressione, ricordando subito che ci sono il periodo pasquale alle porte, quindi da lunedì sino al 20, in tutti i centri Conad ci sono le offerte pasquali, ma nello specifico, nei giorni dal 6 al 9 aprile ci sono delle offerte clamorose come la colomba balocca 1,95, la colomba Bauli, la colomba cereali e Wet Amaina 2,95, la Coca-Cola 2 litri a 0,99 centesimi in tutti i superstore, in particolare Conad a Pagani presso il centro Pegaso, a Battipaglia in via Stella. Ricordando che Conad offre anche la spesa a casa direttamente con un sovrapprezzo che dai 20 euro ai 29,99 con 4,50 euro sino a 95 euro di spesa. In poi la spesa invece è gratis, ma potete andare sul sito www.altuoservizio.conad.it e ci sono tutte le spiegazioni per fare la spesa online in 5 semplici passaggi. Allora, una puntata ricchissima alla vigilia, all'antivigilia di una gara fondamentale per la Paganese contro l'ex Capuano, davvero una sfida da brividi. Nel frattempo facciamo il punto della situazione, come sempre, nella scheda d'apertura, firmata Danilo Sorrentino. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana a ipotizzare tabelle e giocare con i numeri per provare ad alimentare anche matematicamente la speranza playout della Paganese. Invece il campo nello scorso weekend non ha regalato grosse soddisfazioni agli azzurrostellati. Si era detto che la condizione sine qua non per sperare negli altri era quella di vincere a Vibo Valencia. Un risultato positivo è arrivato, ma in questo momento i pareggi quasi non servono più. Rieti e Siracusa hanno guadagnato 2 punti. Il Bisceglie era rimasto nella stessa posizione, avendo fermato in casa la capolista Juve Stabia. Invece è stata una settimana cruciale da cerchiare in rosso per la Serie C. A metà settimana i barlumi di speranza con la doccia calda, quasi un'ancora di salvataggio, gettata dal presidente di Lega Francesco Ghirelli. Quest'ultimo ha chiesto di riammettere il prossimo anno le squadre virtuose che retrocederanno, e la Paganese è sicuramente fra queste, in virtù dei tanti ribaltoni che si sono susseguiti in questi mesi. Una riammissione, nemmeno il ripescaggio, insomma, è il massimo. Subito però è arrivato lo stop dalla Lega Nazionale Dilettanti, a tutela anche delle squadre che al momento sono in Serie D. Se ne riparlerà in estate, nella lunghissima estate che ci apprestiamo a vivere. La doccia gelida è arrivata invece con il nuovo regolamento playout, perché adesso, qualora la Paganese dovesse riuscire ad arrivare agli spareggi, sarebbero ben 4 le partite da disputare per restare in terza serie, compreso un finora impronosticabile playout con una squadra del girone A.
un cambio di regolamento avvenuto a un mese dalla fine del campionato per mettere la ciliegina sulla torta su una stagione già di per sé imbarazzante. Ad addolcire la pillola ci ha pensato il TFN, che ha penalizzato le tre dirette concorrenti, riaprendo il discorso play-out. Al momento gli azzurro stellati sono a un solo punto dagli spareggi, visto il meno 9 dal Bisceglie. La strada verso la salvezza però si complica ulteriormente con il nuovo regolamento. Sono passati quasi 2 minuti e non abbiamo ancora parlato di campo, un po' come è successo quest'anno, più concentrati sull'esterno che al rettangolo di gioco. Proviamo a farlo. La prova di Vibo Valencia ha rappresentato un mezzo passo indietro rispetto al derby con la Casertana, in cui la Paganese era stata a tratti più spregiudicata, mentre Arrazza ha pensato solo a difendersi. Un atteggiamento attendista, giusto segno di paura e rispetto nei confronti di un avversario più quotato, ma è anche vero che non sempre arriveranno penalizzazioni a ridurre gli svantaggi dalle altre. Urgono punti e risposte dal rettangolo verde perché, come ha ben sottolineato in settimana Nino Ruggero dal suo Paganese Graffiti, una salvezza maturata sul campo non ha mai prezzo, anche se dovesse arrivare sul filo di lana. Altre salvezze sono ben accette, sia chiaro, ma avrebbero tutto un altro sapore. La Paganese in questi ultimi anni ci ha un po' abituati a queste salvezze attraverso altre strade, non quella del rettangolo di gioco, tranne ovviamente quello dello scorso play-out con il Fondi. Siamo in tema laziale, appunto, perché con le porte della sfida con il Riede, però partiamo da quello che era il primo test di Erra in trasferta, ma siamo rimasti impantanati a Vibo in una partita alla camomilla soporifera. C'è stata di nuovo la presenza tra i pali di Santo Padre, altro mistero anche qui da chiarire, ma c'è poco da chiarire anche su questo aspetto. Sarà arrivata qualche telefonata dall'Umbria e quindi Alberto, impantanati in un pareggio che, come quello di Lentini, era ben accetto dal punto di vista matematico, ma non in questo momento, diciamo. Sì, si è rischiato poco, perché la Vibonese non ha fatto... Si è rischiato poco, fondamentalmente credo che sia stato... Tranne una grandissima parata di Santo sì, Padre. Tranne quell'occasione, poi la partita è stata abbastanza equilibrata, certamente la Viterbese, che è più squadra di noi, obiettivamente, lo dimostra e lo dice la classifica, ha fatto più gioco, ha tenuto più palla, però il pareggio è stato, credo, accettato ben volentieri dalla Paganese, che probabilmente, ecco, iniziando già un discorso che probabilmente affronteremo tra un po', iniziamo già a fare i calcoli su quello che sarebbe accaduto poi nella settimana in termini di penalizzazione di altre squadre. E quindi, primo, non perdere e non prenderle, è andata così. Speriamo che chi di dovere abbia fatto i conti per bene, e meglio di noi soprattutto. Mister Pepe, un punto in trasferta è sempre importante. Il collega Erra ha cercato di giustamente fare di necessità virtù con quello che è l'aspetto, l'ha trovata, si è preso una patata bollentissima, siamo verso un'impresa clamorosa. Che squadra è questa Vibonese che ha costretto, diciamo, ha cercato di non offendere più di tanto, alla Paganese va bene così, è un punto che però non smuove più di tanto. Sì, in questo momento non è risonante, però innanzitutto la Vibonese è una certezza, è una buona squadra, un'ottima società ed è partita molto bene, poi non ha dato grossa continuità di risultati, però si trova lassù e stanno in fiducia. Io penso che Mister Erra in questo momento sta lavorando soprattutto per far prendere autostima a questo gruppo che fino a poco tempo fa aveva poche certezze, quindi dettando anche i suoi dettami tattici. Sì, sicuramente, quindi in altre circostanze un punto a Vibo Valencia sarebbe stato veramente un punto d'oro, però
in questo momento effettivamente serva poco. Come ti dicevo poco fa, il mister cerca di far prendere autostima a questo gruppo e consolidare alcuni reparti che finora hanno fatto fatica, soprattutto in trasferta. Ora arriviamo alla partita di domenica, una partita chiave, decisiva, sicuramente rischierà qualcosa in più, ma guardando anche la partita di Vibo Valentia, dove effettivamente hanno rischiato poco là dietro, che prima prendevamo veramente tanti gol, sperando di ritrovare al meglio alcuni attaccanti che hanno fatto la differenza in qualche partita, e aspettando, diciamo, il momento giusto per fare il risultato. Sicuramente non è una partita facile, dove conosco molto bene l'allenatore, l'abbiamo avuto a Pagani, ci sono stato a Castellammare, venderà sicuramente cara la pelle, farà la sua partita sicuramente rischiando poco là dietro e giocando sulle ripartenze, quindi la Paganese deve cercare di non concedere campo aperto a questo Rieti, che ho visto in alcune circostanze veramente ha fatto male a squadre importanti. Pino, due partite, due pareggi per l'era Erra, ti aspettavi qualcosa di più a Vibo? Danilo diceva, dal punto di vista proprio delle occasioni, del gioco, un passo indietro rispetto alla gara con la Casertana, che gara è stata per te? È stata una gara che la Paganese è stata attendista, come diceva anche il mister prima, non abbiamo subito solo quell'azione di Bubas, la grande parata di Sandoval, poi una partita equilibrata contro una squadra che sulla carta era più forte di noi. Ci dobbiamo accontentare di questo pareggio che forse non serviva a niente, però con le sentenze che sono giunte in settimana ci danno quella speranza di lottare per i play-out, di mantenere accesa ancora, perché adesso dipende tutto da noi. Senza fare calcoli, la Paganese ha 3 partite in casa e una fuori. Io mi auguro, da tifoso, faccio il tifo anche per la Juve Stabia domenica, perché eventualmente se la Juve Stabia vincesse con il Trapani, non dico che sarebbe in B, ma quasi in B, la Paganese va a Trapani alla penultima di campionato, potrebbe essere un vantaggio per noi, però secondo me tutto il campionato si decide in queste due partite, con in casa il Rieti e poi quando gira la Paganese giocherà con il Francavilla dopo. Poi vedremo il calendario più avanti. Queste sono le ultime speranze, la domenica è fondamentale vincere con il Rieti. Alberto, squadra a completo, finalmente da due domeniche, e ti aspettavi qualcosa di più? Volevi vedere qualcosa di più? Era questa la nostra ultima speranza, di vedere tutta la squadra, la rosa completa. Un rammarico grande è proprio questo, cioè, noi possiamo dire che non abbiamo mai avuto la squadra al completo, sia nel giro d'andata era incompleta da un punto di vista proprio strutturale quella squadra, ma anche quando poi hai messo i tasselli giusti al posto giusto con i difensori, con Capece che sta dando tanto, e poi ti sono venuti a mancare Cesaretti tanto, Fornito non l'abbiamo visto mai, addirittura all'inizio anche Stendardo è mancato quasi subito, e il rammarico è questo, perché è chiaro che come si dice, le squadre si fanno a luglio, perché è facile immaginare questa stessa squadra partire dal ritiro e se, ma e via dicendo, come sappiamo con questi ragionamenti non si va lontano. È per questo che io sono paradossalmente più fiducioso per un eventuale play-out che mi voglio giocare tra 10 partite, tra un mese, fra 2 mesi, probabilmente stando alla classifica con il Bisceglie. Sono abbastanza convinto di farcela se dovesse mantenere questa squadra, gli 11 effettivi, senza infortuni. È chiaro, tutto al posto giusto, però io credo che negli 11 non siamo inferiori alle tante squadre che ci seguono. Bisogna arrivare però ai play-out. Danilo, dicevo prima in presentazione, sorpresa Sandopadre tra i pali, si ritorna indietro, si fa ancora anche Erra, torna sui passi di De Sanzio. Ma ormai penso che sia chiaro. È una scelta societaria. È positivo o meno questo andi rivieni di porte girevoli? Ma Peppe, è una scelta chiaramente societaria, ormai ovvia. Ormai è chiaro. E, voglio dire, credo che
anche lo stesso Galli, che ha comunque disputato la prima partita di Erra, l'ultima poi con De Sanso, sappia e sia perfettamente a conoscenza di questa scelta, che è una scelta chiara, no? Da novembre ormai la Paganese aveva preso questo tipo di strada, poi quello che a gennaio, poi insomma, in base a quelle che sono state poi le decisioni anche di De Sanso, è cambiata. E, voglio dire, poi tra l'altro, l'hai sottolineato tu prima, Santo Padre ha anche compiuto una grande parata proprio nel finale di primo tempo, che è stata l'unica vera occasione ghiotta della Vibonese, un tiro da fuori. E quindi tra l'altro non stiamo nemmeno a giudicare la prestazione in sé del ragazzo, quanto questa alternanza tra i portieri, che sicuramente non fa bene a nessuno, in primis a loro stessi. Allora, andiamo a vedere la classifica, perché è quanto mai fondamentale. Ci soffermiamo ora sui numeri, Danilo. Sì, andiamo a vedere subito la classifica, anche un po' per capire com'è cambiata, perché ci sono state le penalizzazioni in settimana, o meglio ieri proprio tra l'altro, del Tribunale Federale Nazionale. Comincerei dal basso, perché il Bisceglie è stato penalizzato di 3 punti, quindi da 29 che aveva raggiunto grazie al pareggio con la Juve Stabia è ora 26, Siracusa e Rieti a 30, meno 2 per il Siracusa a sorpresa, tra virgolette, chiariamolo, perché la settimana scorsa avevamo parlato di 4 punti, c'era la recidiva in effetti nel dispositivo in merito a questo deferimento, evidentemente è stata ritenuta recidiva, ma in quanto c'era la fideiussione, non aveva presentato in regola la fideiussione, o meglio l'aveva presentata in ritardo, quindi per questo motivo qua. Dovesse essere confermata questa voce, che dicevamo anche la scorsa settimana, del mancato pagamento di stipendi e contributi della scadenza del 18 marzo, a quel punto sì che ci sarebbe poi la recidiva. 2 punti in meno per il Rieti, quindi entrambe che avevano vinto come se avessero pareggiato, quindi non è cambiato nulla per la Paganese, che è a meno 16, o meglio meno 13, visti i 3 punti che riceverà dal Matera. Poi per quanto riguarda invece la zona alta, Pino lo anticipava già, di questo Juve Stabia che fallisce un rigore, sì, dopo pochi minuti, Stabia che Bisceglie poteva essere davvero... Io però venerdì l'avevo detto che il Bisceglie in casa, il Bisceglie in casa non ha perso con nessuna delle prime 5 del campionato, e poi tra l'altro e una sola vittoria nelle ultime 8 per la Juve Stabia, che quindi si ritroverà al Menti questo scontro diretto con... In settimana la Viterbese che ha spugnato il Massimino, quindi Catania che si fa male da solo anche con la cura Novellino, alti e bassi, e quindi lascia spazio al duo Juve Stabia-Trapani, anche se il Catanzaro ha una partita in meno. Rientra il Rende in zona playoff, che aveva sconfitto la Casertana in casa, resta fuori la Cavese, che ha perso in casa con il Catanzaro, la Cavese è rimaneggiata dopo 11 risultati utili consecutivi. Che cosa è successo in questo regolamento play-out assurdo a 5 giorni dalla fine? Alle 15 di l'altro ieri c'è stato un sussulto con le parole di Ghirelli, quando dice: vogliamo riammettere le squadre virtuose che retrocederanno, e l'ultima parola aspetta però a Cosimo Sibilia della LND. Dopo un'ora arriva la risposta di Danilo, di Cosimo Sibilia, che dice: vi ringrazio, ma voi tutelate le vostre squadre di Serie C, Alfonso, e noi dobbiamo tutelare le nostre di Serie B, il regolamento già è fatto e quindi non se ne fa nulla. Perché a quel momento, sulle parole di Ghirelli, c'è stato un sussulto ed è fatta, nel senso anche questa volta l'abbiamo spuntata. Sì, cambiare il regolamento in corso penso che non va bene, non va bene, no? Sembra tutta una barzelletta. Cioè, quest'anno sta continuando. Stiamo perdendo tutti i valori del calcio, quindi ognuno deve tutelare la propria federazione e cercare di essere quanto più lineari possibili. Mettere delle regole ben precise all'inizio e cercarle di farle rispettare, e non vedere tutte queste penalizzazioni in corso dove non fanno bene al calcio. Regolamento play-out, Danilo. Sì, che cosa è successo? Cosa è successo? Che insomma è cambiato un po', sono cambiate un po' di cose, perché nel girone C originariamente era previsto un solo play-out. Dovremmo avere una scheda. Sì, l'abbiamo presa da Eleven Sports. Vabbè, diciamo già che il regolamento
era arrivato, il primo era arrivato in ritardo a dicembre, se non sbaglio, quindi voglio dire già in una situazione particolare. Poi c'era scritto, lo dicevamo anche quella volta, che poteva esserci qualche cambiamento in caso di esclusione di squadre. Sono state escluse due formazioni, una nel girone A, che è il Pro Piacenza, un'altra nel girone C, il Matera, quindi è stato rivisto il regolamento play-out, e mentre nel girone B la situazione è rimasta invariata, nel senso che ci sarà una retrocessione diretta, quindi per l'ultima classificata. Poi terz'ultima e penultima si giocheranno il play-out tra di loro, nel caso in cui la distanza meno sia di 8 punti o meno di 8 punti, e chi perde va in Serie D. È cambiato molto nel girone A e nel girone C, perché nel girone A e nel girone C non ci sarà retrocessione diretta, a meno che tra la penultima e l'ultima non ci siano più di 8 punti di distacco, ma questo lo sappiamo bene, mentre invece in caso di distacco inferiore agli 8 punti ci sarà il play-out, ovviamente tra penultima e ultima, ma una volta vinto questo play-out, quindi chi perde retrocede in Serie D, chi vince questo play-out non è salvo, ma dovrà affrontare la vincente del play-out dell'altro girone. Del girone A. Sì, nel caso del girone C, nel girone A. Originariamente questo play-out incrociato era previsto tra le vincenti dei play-out del girone A e del girone B. Invece adesso è stato coinvolto il girone C, non più il girone B. In seguendo pratica, quale logica abbiamo cercato di capire? Non è seguendo la logica del secondo me il fatto che le due retrocesse dirette già, che sono Pro Piacenza e Matera, appartenevano a questi due gironi, al girone A e al girone C. Quindi il girone B, visto che comunque ha 20 squadre, sarebbe penalizzato tra virgolette dal fatto che c'è la retrocessione diretta. Però c'è anche un altro dato che si dice a tre squadre in particolare, poi dopo magari Capuano ce lo dirà meglio, si dice a tre squadre che sono Rieti, Bisceglie e Siracusa, vedete che... guardate che seppure riuscisse a mettere la Paganese a più di 8 punti, dovreste fare un altro play-out, perché poi qualora non si disputasse il play-out, la penultima comunque dovrebbe giocarlo con quella del girone A. Velocemente, prima della pubblicità, Pino, che situazione si apre? Purtroppo la Paganese è ancora un altro macigno. Se capita che vai a fare i play-out al posto di uno, ne fai due. Però come diceva Danilo, le altre squadre che stanno sopra di noi, che in teoria potevano essere già salve, a 5 giornate sono invischiate fino alla fine. Il campionato per noi diventa un po' avvincente. Però da premettere che comunque la Paganese, se vai play-out, ne deve disputare due. Mister. Ma al vantaggio psicologico, dove la Paganese è allenata sempre a fare battaglia domenica dopo domenica, chi entra dentro psicologicamente non è allenato a fare queste battaglie. Ti dico che sempre chi entra in questa mischia da sopra andando verso sotto ne soffrirà tanto. Alberto. Sì, no, sono d'accordo. Io non mi preoccupo, perché magari li facessi entrambi i play-out. Sì. Noi siamo con un piede da un po' in Serie D, diciamoci. Sarebbe già tanto arrivare a fare il primo play-out. Immagina di vincerlo addirittura, quindi ecco, ben venga, cioè ci divertiamo un po', ravviviamo un po' con un campionato che per noi è stato deficitario a dir poco. Ci fermiamo, prima pausa pubblicitaria, ritorneremo con il prossimo turno, l'intervista, il collegamento telefonico con Capuano, la formazione del Rieti, un po' tutte sulla formazione laziale. Ben ritrovati su TV Oggi per questa seconda parte di Paganese Mania con Pino Pepe, Alfonso Pepe, tecnico della Sarnese, Alberto Cerano, Danilo Sorrentino alla postazione social. Inviateci messaggi attraverso il numero di sovraimpressione o tramite Facebook. Mister Pepe, vittoria per questa Sarnese in esterna domenica, Nola. Sì, sì. Un altro derby alle porte con il Sorrento. Con il Sorrento, sì. Abbiamo fatto una grande vittoria domenica a Nola. Abbiamo trovato un clima infuocato dove anche loro dovevano fare punti per la salvezza. Un'ottima squadra dove c'è Troia Agnello, ex Sassuolo, Emanuele Danna, ex Benevento. Hanno il capocannoniere della Serie D nel girone H, quindi è un'ottima squadra. Io invece, noi abbiamo una squadra di giovani
che se la vende cara, una squadra compatta, giovani di belle speranze, dove veramente abbiamo fatto una grande vittoria. Ora approdiamo a questa gara di domenica, un derby con il Sorrento in casa, dove cerchiamo di fare altrettanto una bella gara per fare questi punti per la salvezza. E te lo auguriamo con grazie, tutto il cuore. Grazie. Poi parleremo ancora più avanti della tua Sernese. Intanto andiamo a vedere cosa ci offre il prossimo turno, Danilo, nel girone C di Serie C. Sì, abbiamo già annunciato qualche partita come Juve Stabia Trapani, c'è anche Catania Bisceglie, Paganese Rieti, Regina Sicula Leonzio, questo big match incredibile di domenica, poi Siracusa Vibonese, Catanzaro Francavilla, Potenza Cavese, Monopoli Casertana, riposa la Viterbese e il Rende invece riceverà 3 punti a tavolino. Pino, ovviamente Catania Bisceglie e Paganese Rieti è il crocevia della stagione della Paganese. Per quanto riguarda la zona salvezza hai detto benissimo. Più che la zona salvezza, la zona paganese. Io dico sempre salvezza. No, la zona paganese nel senso che interessa solo noi, cioè ormai... Una vittoria del Catania, una vittoria della Paganese, ci mettiamo un po' con l'anima in pace e ci andiamo. È una vittoria che vale 6 punti perché ricordiamo che il Bisceglie domenica prossima riposa e la Paganese riceverà i punti con il Matera, quindi avrà 6 punti contro. Ti metti a meno. Noi avevamo pronosticato 0 punti tra Potenza, Juve Stabia e Catania al Bisceglie. Purtroppo la Juve Stabia ha fallito, l'appuntamento ha fatto conquistare il punto. Vado oltre, la vittoria della Paganese con Rieti mette in discussione anche la stessa salvezza di Rieti che va a mercoledì, recupera a Siracusa, intanto gioca a Siracusa e poi riceve il Bisceglie, proprio a Bisceglie quando noi giochiamo va a Bisceglie quando, sì, noi, va Bisceglie, quando noi giochiamo in casa con il Francavilla, perché la Paganese gioca nei prossime 3 domeniche, una già l'ha vinta e 2 in casa, mi serve per proprio le 2 vittorie in casa, sì. Stavo immaginando che domenica succede questo, cioè che il Catania può vincere con i Bisceglie perché c'è un divario tecnico notevole, ma anche perché c'è contestazione, cioè non può fallire la seconda. La Paganese effettivamente questa è la partita della vita dove si gioca l'intera stagione, devono avere molte più motivazioni del Rieti perché è una squadra di giovani sicuramente di belle speranze, di altri giocatori di proprietà di altre società, quindi a Pagani deve trovare un ambiente ostile, un ambiente dove effettivamente devono giocare da paganese, sì. Dai, io spero che anche la gente, quelli molti che hanno dubbi, si recano allo stadio domenica e cercare di incitare questa squadra. Domenica che si gioca ovviamente si può ospitare, cioè si può andare soltanto in curva nord per i lavori sia alla tribuna che ai distinti del Marcello Torre, e poi ci sono il settore ospiti, è destinato giustamente agli ospiti, non come è avvenuto con la Casertana. Abbiamo titolato Dura Lex, Sed Lex, ma è un bel gioco di parole, Danilo, perché... la dura legge dell'ex deve cambiare, perché bisogna cambiare anche la dura legge del Torre, che resiste in modo imperterrito. Nessuna vittoria quest'anno. Nessuna vittoria in casa, è nella storia la Paganese. Danilo. Sì, una sola vittoria con il Rende in trasferta, l'ultima vittoria con il Fondi nei play-out. Mentre invece nella regular season l'ultima vittoria è arrivata addirittura l'11 marzo con il Rende. Abbiamo intitolato insomma la dura legge dell'ex di Capuano, che tra l'altro abbiamo in collegamento telefonico. Allora abbiamo già in collegamento telefonico. Buonasera mister. Buonasera a voi tutti, a tutti i telespettatori, tutti i tifosi della Paganese, tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Mister, abbiamo scritto la schermata con la sua bella fotografia alle spalle, Dura Lex, L'apostrofo X, Sed Lex, lei che ha un linguaggio sempre così forbito apprezzerà il titolo in suo onore. Ma io ho detto sempre una cosa e oramai purtroppo per me divento sempre più vecchio ogni anno che passa, no?
io ho risposto ad un grande tifoso della Paganese che mi ha mandato un messaggio qualche giorno fa. Io ho detto: da chi sono stato amato non dimenticherò mai e porterò nel cuore tutti coloro i quali mi hanno amato, vita natural durante. Questa è una mia convinzione dell'uomo capuano, a prescindere la bandiera, a prescindere dove ho lavorato. Io penso che ovunque sono stato ho lasciato comunque qualcosa di positivo come uomo, poi a prescindere le gesta professionali, lì puoi essere bravo, meno bravo, hai potuto fare benissimo, hai potuto fare bene. Certo. È normale, domenica per me non sarà una partita normale, come non lo è stato a Cava, come non lo è stato a Potenza, come non lo è stato a Castellammare. Purtroppo ne ho fatte tante in quest'ultimo periodo, ovunque sono stato accolto in maniera notevole, quindi comunque proverò la stessa emozione che ho provato in queste altre piazze dove sono stato a giocare ultimamente. Pagani per me rappresenta qualcosa di importante, perché io ricordo il primo anno, fu un anno bellissimo, importantissimo, e anche il secondo anno, quando rifiutai la Ternana tornando dall'Eupen per tornare a Pagani. Ricordo il mercato che facemmo quando Raffaele Trapani onestamente fece dei sacrifici importanti, e ricordo anche il giorno non della retrocessione, quando si decise attraverso le nefandezze e le porcate del Ravenna, che poi furono arrestati tutti ma dovevano gettare la chiave, perché io ho sempre detto che chi si vende le partite deve andare nei forni crematori. Io ricordo come ci fecero retrocedere, no? Dopo che battemmo il Sud Tirol l'ultima giornata, gli accordi del Ravenna, ahimè del suo direttore che è scomparso dal calcio, 4 squadre classifica avulsa. Lo ricordo bene quel giorno, quello è un giorno che io non dimenticherò mai, quello è un giorno che mi porterò sempre dentro nella mia carriera di allenatore. Mister, abbiamo in studio Pino Pepe, il suo amico Alfonso Pepe, che è stato il suo collaboratore sia a Castellammare che a Pagani, Alberto Cesano, Danilo. Oggi è un allenatore importante che cammina con i suoi piedi e gli auguro una carriera più importante della mia, anzi la deve fare più importante della mia. Ce la stiamo aspettando. Grazie mister, grazie. C'è Danilo Sorrentino e stavamo commentando da uomini di calcio, ma si può fare cambiare, oltre tutto quello che abbiamo visto, tutto un anno davvero da dimenticare per chi ama lo sport, ma si può fare un cambio di regolamento che penalizza tutti? Chiedo venia, io a differenza degli altri ho distrutto la mia carriera per la libertà di pensiero, è inutile prenderci per i fondelli. Io a differenza di altri che si nascondono, che sono dei ragazzotti, che hanno paura di parlare, che hanno paura di me, io dico le cose che penso e io difendo il mio lavoro, ma difendo il popolo di cui ho in quel momento il piacere di allenare. Ma secondo voi è normale? Io non discuto le penalizzazioni, perché se uno ha sbagliato, certo, è giusto che paghi nella maniera più assoluta. Poi le nefandezze sono state fatte dalla vecchia proprietà, non ha importanza, sono state fatte ed è giusto che paghi. Per esempio la Paganese, che è capitanata da un grosso personaggio, da uno che ci dimette milioni di euro negli anni, e lui ha fatto una scelta, paga in maniera puntuale, magari non fa esborsi di denaro illimitato come fanno altre squadre che poi falliscono, ed è giusto che lui abbia dei vantaggi. Chi invece commette delle infrazioni è giusto che venga penalizzato, ma è mai possibile a 5 giornate dalla fine cambiare un regolamento per cosa? Perché la verità qual è? Per magari rimettere in gioco squadre che quest'anno arriveranno secondi in campionati dilettantissimi e per poi portarli in C. Perché lo dico io come va a finire: 5 retrocessioni più il Matera e il Propiacenza, e poi vi farò vedere che faranno finire il campionato alla Lucchese e il Cuneo e le elimineranno, e sono arrivati a 9. Ve lo dico io come va a finire. Ma mica è onesto. Eravamo arrivati, mister. Ma mica è onesto che Paganese,
Bisceglie, Siracusa, Rieti, perché poi si è penalizzato solo il girone C. Allora la Paganese, se riesce a colmare il gap, poi deve andare a fare un altro spareggio, eventualmente vince il primo. Il Rieti, dopo aversi chiedo venia, spaccato il culo, fare risultati impensabili, adesso arriva un'altra penalizzazione che non c'entra nulla, tu adesso rischi un'altra volta di retrocedere. No, davvero, davvero assurdo. Stessa cosa dicasi per il Bisceglie, stessa cosa dicasi per il Siracusa, per l'amor di Dio. Ma dov'è la credibilità nel mondo del calcio? Il problema è che io ho avuto il coraggio. Abbiamo letto le cose. Gli altri si mettono la lingua nel sedere e hanno paura di parlare. E non è giusto. Mister, con Danilo passiamo al campo, perché per fortuna c'è ancora il rettangolo di gioco che, perché quest'anno è stato per noi che seguiamo le vicende della Paganese o chi per sé, ormai bisogna parlare più di regolamenti, di penalizzazioni, che di calcio, di tattica. Ma purtroppo non si parla più di calcio. Io chi commette un'infrazione, noi abbiamo preso 4 punti di penalizzazione, non lo so se giusto o non giusto, ci sono state delle infrazioni e le sto pagando io nella mia gestione. Ma perché secondo voi è onesto il caso Matera? Perché il Rieti, ma questo non per autocelebrarmi o enfatizzare il mio lavoro, io ho perso 7 punti sul Bisceglie, perché loro hanno perso il girone d'andata a Matera. Faccio un esempio, il Bisceglie che lotta in questo momento con noi ha vinto e li hanno lasciati. Il girone di ritorno tu dai punti a tutti, ma anche lì è un'altra porcata. Cioè lì è un'altra porcata, perché il Matera le ultime giornate del girone di andata le ha giocate con la Beretti. Ed è stata penalizzata anche la Paganese, perché la Paganese il girone d'andata ha fatto 1-1, giusto? 2-2, sì, 2-2 a Pagano. Ridai i punti a tutti, la Paganese guadagna altri 2 punti. Certo. Non parlo solo del Bisceglie, ma di che campionato vogliamo parlare? Vabbè, detto ciò, che non c'è credibilità zero, parliamo un poco di campo, almeno ci divertiamo un pochettino. Danilo. Vabbè, non le chiedo che partita si aspetta, che partita ha preparato, perché tanto non me lo dirà mai, ma le volevo chiedere che Paganese invece si aspetta. Ma io mi aspetto quello che ho detto sempre, non so se avete ascoltato le mie interviste di 15 giorni fa, quando dissi io conosco la Paganese alla fine andrà a fare i play-out. Cioè che Paganese mi aspetto? Io l'ho studiata la squadra, questa è una squadra che ha pareggiato con la Regina, che strameritava di vincere in casa con la Casertana, che ha pareggiato a Vibo Valentia, cioè voglio dire, non è una squadra morta. Ma poi io conosco Pagani, conosco il presidente Trapani, conosco la squadra, e non hanno lesinato ancora spese cambiando il terzo allenatore, quindi vuol dire che ci hanno sempre creduto. E che mi aspetto? Mi aspetto una partita difficilissima contro una squadra motivatissima, e di fronte sarà una partita importantissima per tutte e due le squadre. Tutte e due si giocano, magari loro, la Paganese si gioca per evitare la retrocessione diretta, noi probabilmente abbiamo qualche chance in più per evitare il primo spareggio, ma ci giochiamo la partita importantissima per il secondo spareggio, perché noi dobbiamo andare comunque a giocare a Bisceglie, dobbiamo andare a giocare a Siracusa, dobbiamo andare a giocare a Catania. Noi abbiamo un calendario quasi impossibile, voglio dire. Mister, è anche un derby salernitano tra le panchine. Di Erra, che rapporto c'è a livello tattico, non dire personale? Ma Erra lo ritengo un ottimo allenatore e soprattutto una grande persona. L'ho visto anche, me lo ricordo ancora come giocatore, beato lui, ancora tanti anni. No, Erra è un buon allenatore, ha fatto bene a Lamezia, ha fatto bene a Catanzaro. Cosa mi aspetto? Loro le ultime partite le hanno giocato un 3-5-2 mascherato, che Scarpa spesso viene a giocare tra le linee, quindi diventa un 3-4-1-2, che fanno anche molto bene, voglio dire. Hanno un giocatore secondo me anche sprecato per la categoria, che è Cesaretti davanti, un giocatore che io ho sempre inseguito.
dietro hanno giocatori di esperienza notevole, quale Della Fiore, quale Stendardo, lo stesso Piana, hanno due giovani sugli esterni, Tazza e Perri. Per me non merita questa categoria, questa classifica nella maniera più assoluta, ma non lo dico perché ci devo giocare contro, non mi interessa nulla. Hanno Giorgio Capece, che è un giocatore che con me ad Arezzo ha fatto benissimo, e vi dico di più, ho tentato di portarlo anche a Rieti, poi l'ha preso la Paganese, è stato bravo il direttore Raiola insieme ad Accardi a prenderlo. Voglio dire, per me non meritano nella maniera più assoluta la classifica che hanno. Purtroppo se l'avessero fatto un poco prima sta squadra forse, ma questo non lo so. Io parlo della squadra attuale, la squadra attuale. È una squadra che non merita, non è figlia di questa classifica nella maniera più assoluta, per l'amor di Dio, ma nella maniera più assoluta. Noi l'abbiamo preparata bene, per noi è più difficile questa che la partita di domenica che abbiamo giocato con la Regina, col Catanzaro, perché sappiamo che è una squadra motivata, è una squadra in questo momento ben messa in campo, ma poi recupera tutti i giocatori. Poi bisogna dire pure la verità che tanti giocatori, soprattutto Cesaretti, Scarpa, non li ha avuti per diverse partite. È vero, l'abbiamo detto prima. Io non ho avuto il piacere di ascoltarvi perché da Rieti non riesco a seguirvi sulla televisione, però voglio dire, che partita mi aspetto. So che la partita è difficilissima, è una partita molto molto difficile, anche per la Paganese, con l'onestà che mi contraddistingue, perché i nostri risultati nelle ultime 5 partite, siamo la squadra che ha fatto più punti. Le squadre mie le conoscete, è difficile fargli gol, squadre abbastanza equilibrate, linee molto compatte, la mia è una squadra giovanissima, però voglio dire, è una partita bella da vedere. Sì, c'è Danilo, poi mister Pepe che vuole fare un saluto, sì. una domanda. No, mister, visto che anche sull'attualità della Paganese è preparatissima, le volevo chiedere negli ultimi... È preparatissimo, l'ho finita di studiare, sto studiando tutta la settimana, sono uscito dagli uffici mezz'ora fa, quindi... No, ma al di là di questo, c'è anche il fatto comunque di vedere che Cesaretti è stato fuori tanto tempo, Scarpa comunque... È la verità. No, dico, però al di là di questo, la Paganese quest'anno ha avuto dei problemi, la classifica lo dice, ma anche l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Da osservatore esterno, che idea si è fatto, anche conoscendo Trapani, conoscendo l'ambiente, di questa situazione? Ma che idea mi sono fatto? La famiglia Trapani ha messo tanti soldi nella Paganese. Adesso non mi ricordo se questo è il 13°, 14° anno che fanno i professionisti, ragazzi. Qualche volta è retrocesso, qualche volta hanno messo i soldi, hanno fatto il reintegro in C, come lo chiamo io, il ripescaggio, no? E sono 13-14 anni che la Paganese fa la C, è sempre seguita, non è mai abbandonata dai tifosi. Anche a Vibo Valentia sono stati encomiabili, ci saranno stati 100 tifosi al seguito, in casa non fanno mai mancare il proprio impegno nel seguire la squadra. L'idea sicuramente, con grande onestà, avessero fatto questa squadra dall'inizio, sicuramente stavamo parlando di altre cose, non di aria fritta, su questo non c'è un grande dubbio. Ma io Trapani lo conosco, lui è il primo tifoso, poi arriva a gennaio, la vuole salvare a tutti i costi, spende più soldi, purtroppo ci sono anche degli anni che non ti va bene. Certo. E questo è con grande onestà, bisogna dirlo. Certo, no, il miracolo non è che succede sempre. Ecco, quindi questo è vero. Mister Pepe. Mister, voglio farti solo i complimenti perché l'hai dimostrato sempre, ma quest'anno in particolare con una squadra giovane hai fatto dei risultati importanti e ti auguro... Lo può ancora finire, poi nel calcio tu lo Te l'ho detto da solo e te lo dico in trasmissione, veramente meriti la Serie B. Speriamo. Mister. No, io gli ultimi anni, con grande onestà, gli ultimi 5-6 anni tra Arezzo, Modena, San Benedetto, onestamente con qualsiasi squadra, piazze più importanti, meno importanti, abbiamo fatto sempre risultati importanti. Poi sai, quest'anno onestamente con tanti giocatori che sono andati via, cambio di proprietà, penalizzazioni, tante cose, squadra giovanissima, se dovessimo salvarci anche con questa ulteriore situazione, veramente abbiamo fatto qualcosa di importante, non voglio dire un miracolo sportivo, ma abbiamo fatto qualcosa di importante. Dobbiamo lottare fino al 97° perché sarà difficilissimo. Vero.
Mister, un abbraccio. Prima di salutarla e ringraziarla perché è sempre disponibile. Per me è stato un grande piacere colloquiare con voi e con la città di Pagani e con tutti i tifosi della Pagani. Un'ultima domanda perché a gennaio c'era stata l'interessante della Paganese di alcuni calciatori del Rieti, che non era ancora. Era già con Ate o Bodo, cioè non erano queste interessanti. Con Ate l'altro chi è? Gondò. Vabbè, con Ate è un 99 del Perugia, vi assicuro, un ottimo giocatore, purtroppo si è fatto male e non ce l'ho da parecchio. Sì. Gondò avreste preso un grandissimo giocatore. Gondò oggi è il valore aggiunto del Rieti. Cedric Gondò avreste fatto tombola. Gondò è un giocatore da serie B di alta classifica. È uno che fa reparto da solo, è un giocatore importantissimo. Mister, lo recupera De Vito? Sì, De Vito lo recupera, però non è detto che lo faccia partire titolare, però è recuperato, sì. Recuperato sia lui che Cernicoi. Perché era è un po' il dubbio, l'unico giocatore. No, vi do il vantaggio, è recuperato. È a pieno della condizione, quindi vi do il vantaggio. Mister, grazie. In bocca al lupo per il campionato. Per il campionato, sa che io devo per forza fare il tifo per la Paganese. Ma state scherzando, ma guardi. Anche se siamo legati da una salvezza incredibile. Un'ultima battuta, proprio su una ex di entrambe, di Mister Pepe, Juve-Sabbia Trapani, come finisce? Beh, io mi auguro che vince la Juve-Sabbia il campionato, perché poi non mi vorrei portare questo rammarico. Vabbè, io sono stato lì 2 anni, come a Pagani 2 anni. Guardi, voi avete visto quando sono arrivato, come sono stato non salutato a qua. Sono delle cose che ti rimangono dentro. Il calcio è beffardo per chi fa questo lavoro, ritornare nelle piazze. È brutto per chi ha sentimenti. Io per esempio domenica non vedo l'ora che finisce la partita, perché poi quando arrivi in questi posti, no, io arriverò, vedrò Filippo Raiola, vedrò il magazziniere, vedrò Rosati, vedrò i fratelli Trapani, comunque ci sono dei ricordi che chi ha sentimenti non li può mai dimenticare. Arrivi là, in quel momento sei un nemico che purtroppo, un nemico calcistico, che in 90 minuti ti giochi tanto tu e quello che per 2 anni hai convissuto gioie, dolori, amarezze, e quindi vi assicuro che non è bello e non vedi l'ora che finisce la partita. Lo immaginiamo. Come accadrà a me domenica, ve lo assicuro, io non vedo l'ora che quei 95 minuti finiranno, ma lo dico col cuore, ma non lo dico solo, non vedevo l'ora che finivano a Potenza, non vedevo l'ora che finivano a Cava dei Tirreni, non vedevo l'ora che finivano a Castellammare e non vedrò l'ora che finiranno anche a Pagani. Buon calcio, mister! Arrivederci, voglio bene. Grazie. A tutti, arrivederci. Grazie, grazie per la disponibilità come sempre, buon calcio. Allora, un capuano come sempre... che dice le cose che... Sì, però migliorato tanto, perché ora è molto più equilibrato, più pagato, e sinceramente, l'ho detto con il cuore, veramente merita una chance in B, anche perché lo sta dimostrando con questa squadra di giovani. Vincere con il Catanzaro non è facile, vincere con la Regina, pareggiare a Castellammare. Per quanto può essere. No, ma lui il problema è stato caratteriale, perché lui è stato l'allenatore, la gestione fuori dal campo, gestione nei momenti difficili. Penso che si sia migliorata anche su questo. Lo mi dici un aneddoto che ricorderai per sempre, divertente negli anni che hai trascorso? Una marea, ma si è ripetuto il secondo anno in ritiro con la stessa squadra, e lui quando inizia dice sempre che sì, ci dobbiamo mangiare l'erba. Capito, il primo anno si è mangiato l'erba perché stavamo a Fiuggi e il campo in erba. La seconda volta l'ha detto su un campo in erba sintetica, si era dimenticato che si doveva mangiare i gommini, si è mangiato i gommini e quindi si è girato tutto in bocca, tutti i giocatori a ridere. Quindi, una cosa, lui è anche poi all'inizio per qualche giocatore, diciamo, può sembrare strano alcune cose, però alla lunga viene apprezzato e viene anche amato, perché poi lui veramente ci mette il cuore. Formazione di questo Rieti? Sì, vabbè, ci ha detto di De Vito, difficile anche che giochi, perché comunque c'è Zanchi su quella fascia che
che ha fatto bene ed è comunque un giocatore di qualità. Cernico in panchina? Sì, anche perché, come diceva lui prima, non è al meglio. Poi sì. Maestro e Gondò sono due buoni attaccanti. È più un 3-5-1-1, diciamo, con Maestro a supporto di Gondò. Peppe Capuano lo conosciamo, nel senso... Sì, non gioca anche a punte... Anche a Castellammare ha fatto una determinata tipo di partita. Lo ricordo anche con la Paganese con Ferraro, unica sì, punta. Sì, 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 sì. Capuano... Cerca di dare meno... Magari sarà segmento. Cambiatto mentalmente, come diceva... Però tatticamente... Mister Pepe, sì. Però tatticamente è questo, insomma. Che squadra è questo Rieti? No, lui ottimizza la squadra... Una squadra giovane che ha gamba, ha voglia, e, conosce bene il campo, cerca vincere tutte le seconde palle, non concedere la profondità e le qualità della Paganese di Cesaretti, e gioca molto sulle ripartenze, ormai è conosciuto, venderà cara la pelle e sfrutterà tutte le mancanze che possono capitare alla Paganese, che sicuramente deve fare la partita, quindi la Paganese deve stare molto attenta a concedere campo aperto e quindi devono stare molto attento là dietro sulle marcature preventive. Velocissimi, sensazioni dopo aver sentito Capuano, entrambi. Pino. Ma secondo me Peppe ce lo dobbiamo giocare per vincere. A centrocampo sì, secondo me con il modulo tattico che sappiamo di Capuano, la Paganese deve aggredire e vincere, cercare di vincere però aggredendo l'avversario. Noi dobbiamo mollare su ogni palla. Risentendo Capuano, che ti sei fatto, come l'hai trovato? Ma credo che abbia fondamentalmente risposto alla maniera esatta data la situazione. Io gli auguro, perché mi ricordo delle bellissime partite della Paganese allenate da lui, quindi ci sono dei bellissimi ricordi. Gli auguro chiaramente di salvarsi, ma davvero, perché poi Rieti mi è simpatico lui, perdendo domenica e poi andando a fare i punti a Siracusa e a Bisceglie. C'è stata anche la retrocessione, ma ci sono anche vittorie storiche, come aver espugnato il Renato Curi di Perugia, aver battuto il Perugia di... Sei punti col Perugia quell'anno. Io c'ero a Perugia e anch'io c'ero. Ho rischiato seriamente sul gol del 2-1 di restare lì in tribuna a Perugia. Sì. Il rammarico è stato non aver riconfermato un blocco di quell'anno, perché veramente si era creato un grande gruppo, ma avevamo delle grosse individualità. Questo è l'unico rammarico. È un po' la storia dell'era Trapani, di tipico, grande imprese. Dimmi. Dico, è stato poi anche negli anni, è stato sempre così. No, noi riconfermiamo alcune... le squadre che retrocedono, o ci vanno vicino, sì. Tipo quelle dell'anno scorso, quella di... No, sempre situazioni discutibili o incomprensibili dall'esterno, poi dall'interno forse avranno le loro idee, però dall'esterno facciamo fatica a comprendere alcune scelte, come ad esempio... queste scelte di Matrecano, di Fusco, di De Sanso, confermato, non confermato, cioè questi sono davvero 3 anni di contratti così come se fossero Van Gaal. Pubblicità, Danilo, volevi dire qualcosa? No, giusto per chiudere il discorso Capuano, potrebbe anche, diciamo, trarre beneficio o insegnamento da quella stagione della retrocessione, perché... Lui ha sottolineato e rimarcato, no, delle sentenze del calcio scommesse, il Ravenna e quant'altro, però Paganese secondo me quell'anno è retrocessa con lo Spezia in casa e non vincendo a Monza, tenendo a galla una squadra che ormai era morta e sepolta. Ci auguriamo di no, però quella stagione sicuramente gli avrà insegnato qualcosa. Pubblicità. Ultima parte di Paganese Mania, ricordando che dal 6 al 9 aprile ci sono le offerte presso i centri Conad a Pagani, presso il centro Pegaso, con a 1,95 la colomba Balocco, mentre la colomba Bauli, la colomba cereale Wetta Maina a 2,95, la Coca-Cola a 1,99 euro, che dissi voglio 2 litri, e poi dall'8, da lunedì sino al 20 aprile tutte le offerte pasquali. Grazie a tutti i nostri sponsor che vedete in sovrimpressione,
grazie alla regia di Peppe Maio in studio, ringraziamo sempre Carmine Datola, oggi presente come non mai. Grazie davvero per l'assistenza tecnica. Grazie anche a Danilo che ci dà notizia di qualche messaggio che è arrivato da casa. Sì, messaggi più che altro di saluti da Modena, Felice Confessore, poi Jenny Balzano, brutta stagione, la Curva Nord c'è sempre, presente anche se all'ultimo posto, veramente è incomiabile. L'ha sentinato anche Capuano, Nord, quasi un centinaio domenica a Vibo Valentia, e domenica prossima tutti in curva, anche chi abitualmente non frequenta questo settore, perché è aperto, è l'unico settore forse aperto, forse ancora per i tifosi. Più importante alle spalle del portiere del Rieti, forse è ancora più calda, Alberto, in curva, anche alle spalle di Santo Padre, sì, sì. Spingerle un po' ogni tanto fuori, dice, oh, pigliala la palla, no. Va in curva domenica, sì. Pino va in curva o in tribuna? Ma vediamo, penso in curva. In curva Danilo per forza, in tribuna. Però una bella telecronaca dalla curva sarebbe carina. Sì, tra l'altro sono entrato in curva, non so se ci siete mai saliti, ed è davvero a entrarci molto più grande di quanto possa sembrare da fuori. È altissima. Proseguono i lavori allo stadio, vero, sì, Danilo? Sì, proseguono i lavori allo stadio. Si era cercato di riaprire quantomeno la tribuna senza sediolini, ma non è stato possibile. Però i lavori in tribuna e anche negli spogliatoi stanno procedendo a ritmo abbastanza spedito, quindi almeno da questo punto di vista resta il problema del settore distinti, che pare che non sia una questione relativa, un problema relativo al comune, che sta aspettando un documento dal Genio Civile. Cercheremo di capire, anche monitorare meglio anche questa vicenda. A proposito, Peppe, rispondiamo ad Antonio Arpino, che dice: proporrei sediolini con la scritta Paganese nei distinti e una stella grande in tribuna, sempre disegnata con i sediolini. L'assessore per quanto riguarda la tribuna saranno tutti, cioè saranno bianchi e azzurri. No, quelli in tribuna saranno azzurri, tutti azzurri. E gialli, oro. Per quanto riguarda la tribuna VIP, la tribuna, diciamo, VIP, mentre per i distinti si cercherà di fare la scritta Pagani, perché non si può fare paganese perché lo stadio è comunale, quindi ci sarà scritta Pagani. Tribuna coperta, rifacimento di tutti i locali, un bel vedere. Bel vedere, ma ci vuole la Paganese la lettera C. La Paganese in C, perché sinceramente vedo oltre. Penso che se la Paganese retrocede, Trapani mollerà, non ha più motivazioni. Non vedo gente a Pagani che ha le motivazioni. E ripescaggi, riammissioni, potrebbe essere stimolato? Con la Paganese in C sicuramente Trapani prenderà tesoro di tutti questi errori fatti e sicuramente condurrà la Paganese ancora per, anche perché presumo, Alberto, che ci saranno tante difficoltà per iscrizioni di altre squadre l'anno prossimo. Sicuramente sì. Allora, qua si apre un capitolo spinoso, lungo, perché da qualche anno i nostri campionati si giocano parallelamente su due binari, quello del terreno di gioco e quello, diciamo, delle cosiddette carte bollate. Fermo restando gli errori madornali, macroscopici, fatti dalla società negli ultimi due anni, non si può non sottolineare il fatto che, anche a dirla in maniera molto banale, questi sono dei campionati assolutamente falsati. Cioè qui ci sono delle squadre che stanno giocando contro ogni tipo di regola, ci sono delle squadre che stanno giocando ancora senza aver ottemperato alla fideussione. Ci sono squadre come la Viterbese all'inizio del campionato che hanno deciso di temporeggiare, di aspettare, perché preferivano andare in altri gironi, e poi hanno dovuto ancora recuperare, stanno ancora recuperando partite. Mi sembra che l'ultima partita del giorno d'andata la Viterbese la recupera a maggio, alla penultima di campionato. Poi ci sono squadre che continuano imperterrite a non pagare gli stipendi. Capuano qualcosa l'ha accennato, la diceva. Io qualcuno potrà dire, vabbè, tu sei tifoso, ti fa comodo dire questo. Malgrado gli errori, malgrado noi meritiamo di retrocedere, perché questa è una squadra e una società che ha fatto di tutto, tutti gli errori possibili
per retrocedere e sarebbe giusto retrocedere sul terreno di gioco. Io pretendo però invece di essere tutelato, ripescato, ditele, chiamiamolo come volete, per quello che ho prodotto economicamente. No, perché qui ci sono, ripeto, squadre che al 30 giugno avrebbero dovuto presentare una fideiussione che non hanno presentato. Il Matera l'anno scorso di questi tempi era meno 20, era non meno non so che cosa, sapevamo già che non avrebbe probabilmente retto un altro anno, l'hanno addirittura, io cerco qualcuno che mi spieghi com'è possibile che il Matera sia stato regolarmente iscritto a questo campionato, quali debiti avrà pagato il Matera. Allora io non voglio retrocedere, io pretendo di non retrocedere, malgrado meriti di retrocedere sul campo. Cioè, è banalissima la... Analisi che non fa una piega. Però ora stop, non al televoto, ma ai pareggi, perché in casa abbiamo scritto davvero ora... Non abbiamo mai o tutto o niente. Ora non c'è più tempo. Ora per partire in casa, ma fa tre vittorie, non perdi Morebbia. Tre vittorie per agguantare i playout. Se lo dice così, no, perché siamo alla fine. Chi siamo noi per dire il contrario? No. È che diamo. Anche con faro minaccioso, l'ha detto. Anche per Alfonso, perché Alfonso, perché non puoi al Marcello Torre non vincere una volta. No. Assolutamente no. È contro la legge dei numeri. Cioè. E sono convinto che Alessandro Erra sta preparando una gara così. Che giustamente ha pochissimo tempo, ha avuto pochissimo. Sì, perché poi. L'avessero chiamato un po' prima. Dopo quella partita che dove stavamo io, tu, Erra, Peppe Prete, stavamo all'intervallo con il sorriso a 32 denti sul 3-1. Certo. Non potevo mai pensare neanche di pareggiarla, ma ripeto. Stavo facendo venire il freddo addosso. Perché veramente è impensabile una partita del genere. Dopo quella partita va mandato via l'allenatore. Chiunque esso sia. Mandato via o addirittura l'allenatore si dimette. Deve dare le dimissioni perché ci ha capito ben poco. Sono quella... cose molto gravi. Una squadra che si mette 4-2-4 e tu rimani uno contro uno sul 3-1. Questo è un peccato originale. Della... Però pensiamo avanti, dai, pensiamo fiduciosi, sono convinto che domenica facciamo una grande partita, me lo sento, lo auguro, sperando anche che il Catania vince con il Bisceglie, quindi si accende quella sarebbe che proprio la domenica perfetta. E poi la Paganese che non si fa rispettare in casa è contro natura, sì, è sì. Contro la storia della Paganese, perché noi abbiamo vissuto anni davvero bui prima dell'avvento, addirittura ancora prima dell'avvento di Iacuzzo, che abbiamo vinto nel 92, quei campionati di interregionale veramente che noi non sapevamo neanche la domenica chi scendesse in campo, veramente non sapevamo chi stesse facendo la squadra, però una costante c'era, che in casa non si passava, in casa non passava nessuno, arrivavano per l'epoca squadroni che vincevano il campionato, ma che qui a Pagani difficilmente riuscivano a vincere. Ed era una Paganese che lottava per non retrocedere. Assolutamente sì. Assolutamente sì, che si salvava alle ultimissime partite. Mi ricordo una partita in Calabria con un gol al 92esimo di Sambiase. Matteo era il difensore. Sì. Quindi parliamo di una trentina. 87-88. Appunto. 31 anni fa, che spettacolo, mi ricordo di un campionato che vinto dall'Adelaide Nicastro. Il girone con l'Angri, che probabilmente non esiste neanche più, non la squadra, la città di Nicastro, nato poco. Che lottava proprio fece con l'Angri. Fece 0-0 in casa. Con l'Angri. Io ricordo, questa partita Paganese, Adelaide Nicastro, 0-0. Quella squadra stravinse quel campionato. Sì. Noi eravamo una squadra che veramente facevi fatica a mettergli la maglia addosso, però vienici a vincere a pagare. Sì. Invece negli ultimi anni è diventato terra di conquista. Terra di conquista, sì. Si è persa bei tempi di una volta. Si è persa passione, identità, si è persa senso di appartenenza.
c'è solo quella maglia che continua a vagare sul prato verde spellacchiato, però questa maglia penso che ha più di 90 anni e deve ritrovare un po' di orgoglio. Speriamo che lo ritrovi domenica. A volte mi sto dilungando, scusami, ci sto pensando adesso. Ma abbiamo avuto una espulsione noi quest'anno? Voi ricordate un giocatore espulso? Cioè, sì, nel giorno di opera. Io chiedo al mister, ma anche una espulsione per un gesto di rabbia? Ah, delle volte lo devi chiedere, ci vuole orgoglio, cioè veramente. Cioè, fatti cacciare fuori. Sull'urlo del regolamento, no, fatti cacciare fuori, no, ma. No, sì. Far capire, cioè, questa metafora. Io penso, non è fatti cacciare fuori che è un input che dà il mister. Io penso che il più grande rammarico di De Sanzo sia stato questo, che non abbia trasmesso quello che era la sua prerogativa. Assolutamente sì. In una squadra che deve salvarsi, con un allenatore così. Devono volare i palastinchi. Lì però l'errore è stato un altro, cioè pensare che De Sanzo che potesse bastare solo la cattiveria, la famosa cazzimma di cui lui era, diciamo, ambasciatore. Sicure. Praticamente. E non è vero quello, però io, ecco, sembra una cosa banale. Io non ricordo un intervento cattivo di un calciatore della Paganese, cioè da tifoso. Fatti espellere, sono più contento, ma dimostra almeno di essere arrabbiato perché stai perdendo la partita e sei con un piede in D. Manco quello. Però c'è un parallelismo tra la Paganese che deve vincere, ma anche su chi dobbiamo fare la corsa, Danilo. Perché camminano di pari passo. Secondo me sì, anche se ci soffermeremo di meno oggi, sia per questioni di tempo, sia perché la settimana scorsa non abbiamo indovinata una. Perché come dicevamo, insomma, ci aspettavamo. Però vediamo la schermata su chi. Ci aspettavamo un tonfo casalingo del Bisceglie, che a proposito di partite in casa sta costruendo proprio in casa la sua salvezza, con 23 punti conquistati su 29 sul campo. Queste sono le prossime tre giornate, quindi in più c'è il recupero tra Rieti e Siracusa, come abbiamo visto. La situazione è molto simile, diciamo, a livello di punti a quella della scorsa settimana, perché ci sono state le penalizzazioni. Il calendario più complicato in effetti ce l'ha il Rieti, ma fosse altro perché ha tutti gli scontri diretti, e poi in casa il Rende. E deve andare a Catania, ha detto mister Capuano. Ha detto che doveva andare a Catania. Sì, ma prossimamente poi. Sì, all'ultima forse. Sì, l'ultima, sì. Sì. E quindi io credo sì, poi comunque il Siracusa si fermerà, avrà Vibonese, Rieti, Casertana e poi si ferma, il Bisceglie si ferma nella giornata in cui la Paganese affronta il Matera. Avrebbe dovuto affrontare il Matera. E velocemente, sono le tre giornate fondamentali. Su chi si fa la corsa? Siamo andati su Rieti, sul Bisceglie. Ah, mister. Sì, sul Bisceglie, però io sinceramente nella partita di play-out vorrei prendere Rieti. Perché sulla partita singola, giovani con poca esperienza, con non tanti campionati addosso, sulla partita singola possono subire un po' emotivamente. Bisceglie, conosco un bel po' di giocatori. È più squadra. È più squadra anche il Siracusa. Siracusa, idem. Idem, sì. Alberto. Ma guarda. Chi è? Ho capito. Tu mi stai chiedendo con chi vuoi uscire? Basta che retrocede qualcuno, fate voi. Basta che non sono io. Guardando il calendario alla mano, la Paganese prenderà il Bisceglie. Se andiamo ai play-out, prendere il Bisceglie. La più probabile, È la più probabile. Danilo. La Paganese è a meno 9 adesso dal Bisceglie, considerando i tre punti di penalizzazione, che riceverà. Perché li recupera tutti e tre, no, netti sul Bisceglie che sta fermo, quindi è a meno 9. E a proposito di segnale, quella partita in casa col Bisceglie con 0 tiri in porta lo devi mandare lì. Esatto, non l'hai mandato 2 settimane prima, ma il Potenza lo mandi dopo il Bisceglie. No, perché quella vittoria, oggi stavamo parlando di nulla, cioè eri già a 6 punti. La Paganese aveva
16 la Paganese era punti. A 15 perché noi no. siamo, adesso siamo a 13 14, no, 14. Aveva 16 e il Bisceglie 25. Noi virtualmente a 19 a 25 abbiamo 6 punti di distacco. Ok, senza parlare di punti con il Potenza in una partita vabbè. Quello fa una brucia in modo incredibile, ma anche come hai preso i gol. Sì. Allora Danilo, come sì. la Paganese giocherà questa sfida? No, mi ero andato a documentare sulla Adelaide sì. Nicastro in realtà sì. perché... non mi sono sbagliato no, no 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 nel senso non esiste più l'ho detto, ma la, è la città che non esiste più no, la città, io non so nemmeno se cioè nel la senso era Nicastro. Di Lamezia sì sì Nicastro sì, sì. no ma la squadra giocava a Lamezia era sì ma non teneva il completino bianco giusto? Bianco azzurro sì, sì poi ha giocato anche in giallo nero ma in quell'anno 88-89 che anno era? Sì, ma venne fondata a Lamezia non c'è sì duellò con l'Angri e ci fu il big match a l'Angri per la vittoria del campionato. L'Angri per un punto, due punti persi. Infatti, di Serie D 88-89. Sì, perché poi si chiama interregionale. Sì, sì. Ha giocato 30, un solo campionato di C2 che è stato il punto massimo nell'89-90. Ah. Poi fu retrocesso. E comunque la squadra non esiste più dal 92. È andata a formare poi prima il Real Catanzaro, poi il titolo è stato ceduto alla Vigor Lamezia. Alla Vigor Lamezia. Ecco, abbiamo fatto la storia. Un po' di... il paradosso è che ricordi più nitidamente a volte queste partite. Io la partita con la Adelaide Nicastro la ricordo perfettamente, ce l'ho qua. Che partite che abbiamo giocato? Beh, che in quel periodo frequentavi una Adelaide, forse ti ricordi? a proposito di Sarnese, in quella stagione un Paganese-Sarnese 1-0 con un gol di De Feo, di Luigi De Feo, sì. In Porto Olivieri, Paganese sangue arena, proprio quello. Cioè, questa è una Paganese sangue arena. Ma c'erano gente appassionata, hanno nominato due di Paganese. Due Paganesi. Che erano un po' le colonne sì. lì dietro. Allora, ritorniamo alla Paganese di oggi. Chi interpreti di questa formazione che deve fare, deve creare, deve soffiare sulla fiammella sul fuoco della speranza? Peppe, guarda, io penso che non ci saranno tante variazioni, anzi credo che non ci sarà nessuna variazione rispetto questa è la squadra tipo rispetto a domenica scorsa. C'è qualche dubbio il centrocampo perché ha giocato Gaeta, potrebbe giocare, non lo so, Fornito dal primo minuto. Potrebbe essere, sì. Che è un calciatore che ha qualità, bisogna vedere se Erra lo vuole rischiare subito oppure magari tenerselo pronto per il secondo tempo, anche per avere un cambio, un giocatore fresco. Nacci non trova spazio in questo 11 a centrocampo? Ti ripeto, secondo me ci sono tante, titolare, cioè ci sono tante letture, no? Anche il tipo di interpretazione che vuoi dare perché domenica scorsa ha giocato Gaeta in quanto Paganese ha giocato al 3-5-2 col 3-5-2 con Scarpa che quindi si alternava, no? In questa posizione mezzala trequartista, giocando invece doppio mediano fisso, se vogliamo. Nacci ha più caratteristiche del genere più rispetto a Gaeta. Bisognerà capire. Io piuttosto sono curioso di sapere dal mister, visto che conosce Capuano, sa che tipo di partita verrà a fare, ma te la giocheresti con tre difensori, cioè o meglio con cinque difensori, te la giocheresti così? No, non giocherei così. Come metteresti la... Fermo restando che questa è la formazione tipo, no? Forse la miglior formazione al momento. Sì, sì però... c'è qualche giocatore che in questo modulo fa fatica. Mi dai il tuo 11? Io no, giocherei 4-2-3-1. 4-2-3-1, sì. Tazza dove... a destra, Perri a sinistra. Sì, con tre mezze punte. Stendardo e Della Fiolo piano. E Parigi punta centrale. Creerei difficoltà in ampiezza dove cercherei di sfruttare il 2 contro 1 con il 3-5-2 del mister per poi diciamo a 3 le difficoltà maggiori sono le palle in profondità dai traversoni ai cross, quindi maggiormente su questo giocare a specchio per me è una difficoltà notevole. Alfonso, te lo aspettavi Erra che
non modificasse, cioè non portasse il suo modulo classico? Sì, sinceramente lui ha giocato così per... Cioè lui ha confermato, è andato avanti su quello che era il modulo che stava attuando De Sanz. Penso che ci può essere anche qualche sorpresa, anche perché deve cercare di vincere o magari cambierà in corso, perché con questo modulo, sì, con questo modulo giocando a specchio c'è molto contrasto e se non sei bravo a sbloccare la partita su qualche palla inattiva effettivamente fai un po' fatica, però può darsi anche che in corso cambierà. Alessandro ha giocato sempre 4-4-2, io l'ho incontrato 2-3 volte, mi meraviglia anche su questo modulo. Speriamo bene, lui sicuramente ha studiato a fondo questa partita, cercherà di creare qualche difficoltà e me lo auguro. Pino, Alberto. Secondo me, dico la mia, gioca Galli titolare. La butto lì. Alberto. No. Gioca Santo Padre titolare. questo è poco ma sicuro. Questo è poco, ecco. Ma sicuro. No, credo che sia una formazione figlia del mercato, perché fai difficoltà a togliere uno dei tre difensori, presumo. Altrimenti è chiaro che si sarebbe messo anche altrimenti sposti, non so chi dei tre, può sicuramente Stendardo quello meno di tutti, può adattarsi su una fascia, perché su una fascia? Se giochi a quattro, con due centrali, Stendardo è della, uno deve uscire. Uno deve giocare in panchina, certo. Cioè è normale, Taz e Perri sugli esterni, o della corte, o queste. O no? Cioè, sì, vabbè, poi mettere fuori ruolo un centrale. Bisogna rischiare qualcosa, Sì, cioè a questo punto c'è poco da fare. Gli equilibri là dietro ormai sono consolidati, stabili. È lì che devi proporre qualcosa, cioè lì davanti. Per me è mezzo Gaeta nella fase di costruzione. Faccio una domanda impopolare. Vista anche la situazione di Scarpa, non al completo, non al massimo sempre. Della morte titolare. Scarpa dall'inizio sempre? Do un po' di spepe al. Sì. Cioè, magari tu adesso dici no, poi vedi chi lo sostituisce e dici no, mi tengo Scarpa a 40 anni. Obiettivo. Però secondo me è utilizzato intelligentemente come fa Erra, perché dopo 60-70 minuti lo richiama in panchina. Cioè così sì, però io farei sempre giocare a Scarpa a questo punto. D'accordo? Sì, d'accordissimo. Deve partire dall'inizio, anche perché oltre al calciatore da personalità serve e da stimolo anche agli altri. Cioè, un giocatore del genere deve partire assolutamente dall'inizio. Danilo, siamo in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa prima di, vogliamo dire, due notizie sullo Sporting Pagani? Sì, no, beh, su Scarpa anche un calcio piazzato, no, sai, sì. Sono, e poi volevo creare, anche se a 40 anni io ditemi che quello che volete, faccio difficoltà a trovare tecnicamente giocatori più forti di lui, parlo di tecnicamente. Sì. Allora, è anche vero che sta un po' pagando dazio nelle ultime partite, ma sta giocando anche con un problema alla schiena. Cambiato qualcosa il trofeo Francavilla, ringraziamo sempre Monica Sport. Ha recuperato solo un punticino Piana, però il più votato nell'ultima partita è stato Stendardo con Santo Padre, che si è ripreso 3 punti e ora 23. Quindi però guida sempre Cesaretti con 41. Piana 34, staccato 10, Scarpa 24. Ricordiamo che un'altra importantissima partita attende in terza categoria lo Sporting Pagani, che è attesa a Pucciano alle ore 16 domenica nel derby con l'Atletico Nocera, quindi in blocco al lupo agli azzurri del nostro amico Ferraioli, Mimmo Ferraioli, che salutiamo, ringraziamo a lui, a Macumbar, tutti gli altri sponsor, la Conad. Dal 6 al 9 aprile ci sono le offerte con le colombe a 1,95 e 2,95, le Coca-Cola di 2 litri a 99 centesimi, la spesa online al tuo servizio.conad.it e dal lunedì al 20 ci sono le offerte di Pasqua.
chiusura finale. Alberto, grazie, cosa vuoi dire? Grazie a te, dai, speriamo bene, speriamo, l'abbiamo detto anche l'anno scorso di questi tempi, speriamo che di risaltare questo ennesimo fosso. Ci salviamo? Sì. E poi l'anno scorso facciamo di nuovo, l'anno prossimo si fa di nuovo questo tipo di squadra? Pensiamo prima a salvarci. Beh. No, voglio questa risposta, perché io vado oltre. Perché non mi devi far dire le cose che... No, sì, cioè... Allora, noi quest'anno abbiamo fatto speculazione. Sì. È evidente che si è partiti pensando, siamo in 19, uno già è fuori. Il Matera e la Regina sono salta, due volte che camminano. I conti non sono... Ci siamo salvati, ci rivediamo l'anno prossimo. Facciamo le formichine quest'anno e l'anno prossimo facciamo all in, per modo all di in, dire, okay. Qualche conto è andato non proprio per il verso giusto. È evidente che devi cambiare registro, sì, l'anno prossimo, ma l'anno prossimo noi facciamo di nuovo la C, in qualche modo la facciamo. Amen, in bocca al lupo mister, credi, qualche credi. Un po' la fotografia della Sarnese di domenica. Ci sono problemi? No, assolutamente, abbiamo recuperato tutti gli infortunati, è un derby sentitissimo. Cosa manca dal punto di vista proprio di quanti punti mancano, quante gare alla fine? Mancano 5 giornate alla fine. Com'è il percorso? Il percorso è ostico, è un girone difficile, il girone H pugliese, ci sono squadre molto blasonate, e noi ne abbiamo incontrate molte. Diciamo che è una classifica corta, chi lotta per i playoff come Savoia, Bitondo, Taranto, Cerignola per le zone alte, poi sotto c'è una bagarre tutti da vicino, Sorrento, Nola, Gragnano, sono tutte squadre che fanno da tanti anni la Serie D e si vogliono salvare. Tutte società ottime, però purtroppo la Campania è in difficoltà perché questo girone davvero occupa tutta la parte. Ci sono 5 campane nelle ultime 7, quindi un peccato. In bocca al lupo. Crepi. Ciao Pino. Grazie Peppe, speriamo nella vittoria della Paganese. Ciao Danilo. Buonanotte, venerdì non ci vediamo. Venerdì non andrà in onda Paganese Mania perché non si gioca e quindi ci vedremo il venerdì santo, speriamo, nella risurrezione della Paganese. Buonanotte. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.